speriamo che il Signore non si meravigli della nostra incredulità, del nostro non ricordarci di Lui, non sentire sempre il Suo sguardo d'amore su di noi, la Sua presenza in ogni istante della nostra vita, della nostra giornata, una presenza di amore, una presenza anche di correzione, che ci fa avere i pensieri migliori, che ci fa avere i sentimenti migliori, che ci fa fare le azioni più perfette e più piene d'amore. Allora viaggiamo, andiamo fuori da questa chiesa in compagnia di Gesù, che è con noi, momento per momento, istante per istante.